mancava Koro Sensei e Karma. No, dai, un po' anche Nagisa e Terasaka. Ma mai visto ste puntate comunque. Però ammetto di avere hype. La sezione E è la classe assassina. E questo già lo sappiamo. Piccolo recap di Koro Sensei. Ok, siamo dopo la prima stagione e prima della seconda, tipo. Infatti ci sono i fuochi d'artificio. Alla fine della gita cagliano subito la presa a male. Mo è secondo periodo. Poi ci diplomiamo. Laurea, lavoro, l'amore. E basta! Nagisa si chiede invece se ci sarà un futuro. Boh, aspetta, una buona domanda. Koro Sensei è contento. Contento tu, Takebayashi? Ti diverti? No, perché lui vuole lasciare la sezione E. What? Si torna a scuola. Le 5 eccellenze rompono. Ok, ottimo rientro. Premi del torneo, cose a caso e comunicazione. Alla terza A si unirà Takebayashi. Fermo, traditore, ma che cosa? Gli è stato permesso di tornare poi, what? E fa un discorso. Ma che cazzo? Sono stato nella E. E regà, che inferno. I miei compagni coglioni. Professore idem. Strunzo. Ma lo meritavo, è stata colpa mia. Volevo tornare nell'edificio principale, quindi mi sono fatto il culo e ora sono contento. Ma sei serio, bro? Cioè, Nagisa è me ora. Karasuma approva il trasferimento, ma non puoi, obv, parlare dell'assassinio. E ci mancherebbe, se ne va. E pensiamo a lui. Studiava, ma aveva problemi. Ma naturalmente Koro Sensei ha capito subito. Non ha un metodo di studio, non deve studiare di più. E quindi è stato Koro Sensei a studiare tantissimo per aiutarlo a migliorare. E poi tu lo tradisci, cioè, bro, sei proprio stronzo. Oddio, boh, magari gli è grato, non lo vuole uccidere, non ci credo nemmeno io. Comunque, il preside ancora stronzo qui spiega che Naprassi in realtà è lo studente migliore della E e quindi gli permettiamo di tornare. Easy. Gli sforzi si ricompensano. Mi sbaglio? No. È giusto. Lei però è indignata. Bro, ma più che altro spiega. Stavamo bene, sei importante, ci divertiamo. I soldi, se ammazziamo il polpo. Se, per quanto contribuisco, manco meriterei la mia parte. E comunque la mia famiglia, cazzo importa. Sono un coglioncello finito nella E. Quando ho potuto lasciare questa sezione, mio padre ha detto: forse c'è speranza. Oh, altro genitore stronzo. È stato bellissimo. Il riconoscimento della mia famiglia vale più dei soldi e della terra. Sei un coglione, però in realtà ci sta tantissimo come ragionamento per un adolescente. Nagisa ci prova e sto buono. E mo? È andato, ormai è nella A. E beh, mi sa che il tempo di studio allegro è finito, bro. Cioè, guardatelo, non scrive. Non riesce manco a reggere sto roba. Già l'ho fatta con Koro Sensei, l'ha spiegata mille volte meglio. Rido. Ma che minchia di professore non si preoccupa che tutti lo capiscano? E pensa a Koro Sensei, che parlava con lui di anime e li sfruttava per insegnargli le cose. Ma do petizione, gli insegnanti del mondo devono guardare sto anime, ok? Vabbè che era stonato, però Takebayashi prova a fare un minimo amicizia, ma me, tutti fissati con lo studio, tranne quelli più tranquilli che vanno bene. E pensa quindi al tempo che passava con gli amici. Bello Koro Sensei. E tutti, minchia, tutti quelli della E fanno da mini stol. No, vogliono vedere se sta bene. Ma perché gli interesso? Minchia, vogliono da me. E lo stronzo, perché qui sei ancora stronzo. Vieni da dal preside. Ok. Voglio che tu faccia un bel discorso. Questo. Un discorso che mette in luce con una rangata di minchiate quanto la E sia una sezione de merda, che non dovrebbero mai essere riammessi nell'edificio principale. Ma porelli, controlliamoli come dei maniaci per aiutarli. Leggilo, riabiliterai una classe. Sai che figurone. La famiglia, ma anche i licei ti noteranno, ti ammireranno. Ok. Quella sera, ciao Koro Sensei! Ma come mi hai visto? Gli occhiali. Che ci fai qui? Tanto io non uccido più. Ritocchino! What? Non uccidi? Ma perché? Non ti stai sopprimendo e quindi uccidendo per l'approvazione della tua famiglia? Koro Sensei sei bellissimo, ma tranquillo. Un giorno invece ucciderai la parte di te così soggetta ai giudizi altrui. Io lo so, tu sei un grande. Vieni da me se ti servono consigli, eh? Il giorno dopo ecco il discorsone. Allora, sentitemi. La sezione E è composta da merdine discriminate. E, a parte il made caffè, è un posto dove mi trovo benissimo, sì. I miei amici, il mio insegnante ci tengono a me. La mia famiglia e tutti voi mi trattate de merda per rendermi forte. Beh, famo che mi godo ancora un po' la mia debolezza con chi mi supporta. Ah, sconvolto? E Takebayashi caccia tipo un premio per il best direttore, una cosa del genere. E lo frantuma! Bravo! Oh, mi sa che ora mi rispedirete nella E, vero? Sai che forse un po' sei forte come noi? Forte. A me pare terrorizzati.
E mo si torna a lezione. In sto periodo ci dedicheremo agli esplosivi, pratica e teoria. Chi pensa alla teoria a questi manuali? Chi lo sa? Bravissimo Ciccino. E lei è di nuovo al completo. Skippa la seconda parte di Sti Speciali. Manca un mese all'esplosione della Terra. Siamo a febbraio. E visto che manca poco, si pensa al futuro. Sugino si darà baseball, sì, bravo amore. Oh, e tu vuoi studiare arte? Già vedi il ripudio della tua famiglia? Ma bravo, segui i tuoi sogni. Disegnare ragazze nude? Però dopo Biccio Sensei, cioè, onestamente. Poi abbiamo la strega della bibliotecaria. Ti ci vedo, sai. E comunque davvero minaccia con le maledizioni. Terasaka invece pensa alle parole di Karma. Diventa un politico. Magari ci penso. Poi vabbè, c'è la mamma di lei che vuole fare la casalinga. Tu sei proprio scagata, piccola. Nagisa vuole fare l'insegnante, lo sappiamo. Ed è stato messo in lista d'attesa per l'accettazione al liceo, piccolino. Ci sei rimasto male. E ciao. Karma pure la sua prima apparizione ha fatto scappare i bulletti che stavano rompendo a Nagisa, eh. Lui ha superato l'esame senza problemi. Takebayashi, no. Ma aveva anche provato ad andare a un liceo proprio impossibile. Coro senza girare il coltello nella piaga, sì. Bello quel bikini. D'ora in poi vi è vietato usare vocaboli riferiti al fallimento. Ma chi mai li ha usati? E chiunque demoralizzi un compagno si becca un taglio di capelli. Le unghie le fai bene, ma anche i capelli. Voilà, bellissimo, che dire. Parliamo di altro. Mimura, visto qualche bella serie? Sì, ma il protagonista... Parola relativa al fallimento, taglio. Il meteo? Nevica spe... Taglio. Era Saga in co? Taglio. Ma basta, lo faccio ridere io. Avevo scordato il resto della macchinetta. Ma l'ho ritrovato. Hai fallito, taglio. E Takebayashi mi sto ingrippando. E anche gli altri istinto omicida proprio a mille. Botola, spari, spari, bellissimi. Takebayashi, porco zio, ma sei tu che ti deprimi dopo un solo fallimento, eh? Hai solo un'arma al tuo arsenale? Fanculo, ce la farò. Oh, l'hai effettivamente aiutato. Nagisa, tu pure, sei in lista d'attesa, ma stai sciallo. Ubich sensei, ciao. Dice un paio di stronzate, assalto. Comunque alla fine tutti sono stati accettati nella scuola che volevano, al massimo nella seconda scelta, quindi bravi. Che altro facciamo succedere? Mai era torna a casa con Okano, una femmina. Ansia per l'esame? Sì, ma in realtà... Koro sensei, spia! Ce ne andiamo al karaoke, sis? Sì! E si sono divertiti. Sono bravo, eh? Sì. Maiara, senti, in realtà io... Domani è San Valentino, quindi... Oh, amore! Attacco! Ma che? Maiara sapeva che l'inciucione in Koro Sensei avrebbe seguito maschio e femmina soli soletti e ha avvisato i compagni. Cazzo, Okano, sapete come si sente umiliata, porco zio? Okano, Maiara non te l'aveva detto. Il calcio direi che è molto esplicativo sul... No! Cazzo, Maiara, hai fatto un casino! Koro Sensei fa la predica, ma bro, cioè sei un guardone! Fatti perdonare! Io volevo solo tornare a casa. E invece si trova a regalare a Okano del cioccolato per San Valentino, ma in realtà è solo per riaverlo indietro, condizione imposta da Koro-sensei. Lei deve regalargli di nuovo del cioccolato. E quindi sei stronzo. Ti stai affossando sempre di più, bro. Nagisa è morto. Maiara ci prova con tutte le sue forze. Forze orribili, però ci prova. Ma nulla, nulla. E intervallo? E dai. Hai rotto il cazzo. Non ti aiuterò col polpo. Il polpo? Mi dispiace che mi hai tirato il cioccolato in faccia. Dice un altro paio di stronzate. E calcio in faccia. E nelle scarpe c'è il cioccolato. Ma what? Ma che schifo. Le ho sostituite durante educazione fisica. Così l'avrei ricevuto da te. Perché Maiara la conosce abbastanza da poterla provocare con l'intento di ricevere un calcio in faccia e riuscire effettivamente a riceverlo. Dai, vabbè, nonostante i pugni, un po' di coccolaggine ci sta. Koro Sensei, ovviamente fangirl e... Fine? Posso dirlo, deludente. Cioè, troppo poco karma, però in realtà, dai, almeno hanno valorizzato qualcuno che comunque veniva un po' scagato, quindi dai, ci sta. Ed è stato bello rivedere la terza E. Mi mancavano.